a Davide se la risponde. No, senti, ma ce la faccio così. Tutti iniziamo questa seconda giornata di controvertice sulle tematiche legate alla guerra. Faccio una brevissima introduzione e poi lascio subito la parola ad Emilio Quadrelli. Sostanzialmente negli ultimi anni abbiamo assistito in corrispondenza della crisi capitalista, la crisi del 2008, del 2008 in poi, abbiamo assistito allo scoppio di una serie di guerre alle porte di casa, insomma, dalla Libia alla Siria, all'Ucraina, Nord Africa in generale, Yemen, eccetera. Da una parte sembrerebbe appunto che ci sia questa corrispondenza tra crisi di sovrapproduzione e acuirsi dei contrasti interimperialisti e lotta all'accaparramento delle risorse e dei mercati. E quindi sembrerebbe confermata quella che è la tendenza dello schema classico della tendenza alla guerra, già analizzato all'inizio del Novecento, da Lenin, eccetera. Vorremmo sapere, appunto, anche su questo punto, se questo qui è uno schema valido oppure uno schema strettamente troppo rigido, quali sono le differenze rispetto al passato, alle altre crisi che hanno portato poi allo scoppio dei conflitti su larga scala. Anche pensando magari a quello che è successo l'altra mattina all'attacco statunitense alla Siria, abbiamo visto come dalle dichiarazioni successive all'attacco come si siano proprio definiti in maniera netta due fronti senza sfumature, cioè tutte le potenze occidentali, Giappone, Arabia Saudita, eccetera, da una parte, che approvavano l'intervento americano senza distinguo, e dall'altra Russia, Cina, Iran, eccetera. Quindi sembrerebbe quasi che quando siamo di fronte a quando in ballo c'è l'accaparramento del petrolio libico, le potenze imperialiste occidentali sono disposte anche a far saltare il loro unico fronte, ma a entrare in competizione, in concorrenza, a prendere iniziative anche militari indipendenti. Abbiamo visto l'attacco francese, insomma, l'Inghilterra, sicuramente l'Italia che aveva interessi contrapposti a quello dei francesi e degli inglesi. Mentre invece quando entrano i giocatori in campo, giocatori importanti, e si profila la possibilità di uno scontro simmetrico, come negli schemi più classici più della prima guerra mondiale che della seconda, si definiscono all'istante subito due schieramenti pronti al confronto sul piano militare. Quindi questo schema interpretativo regge ancora? Quali sono le differenze rispetto al passato? E in questo scenario sostanzialmente di guerra, anche pensando agli attacchi jihadisti in Europa, quindi la guerra diventa una cornice costante nelle sue varie sfumature di questi anni e del futuro prossimo. Come ci muoviamo noi? Cioè, si aprono delle possibilità oppure verremo schiacciati dal securitarismo, dalla repressione, dal
dal non esserci altre possibilità che stare da una parte o dall'altra. Insomma, il nostro fronte è il fronte di classe, all'interno di questo scenario geopolitico, che carte ha da giocare? Sicuramente siamo più deboli rispetto al passato, siamo anche meno in grado di condizionare eventuali politiche di fronte. Siamo niente, quindi non mettiamo niente sul tavolo. E allora come ci muoviamo? Questo e altre domande. Insomma, io lascio la parola a Emilio, appena arriva, poi ci sarà subito un dibattito fino all'ora di pranzo, poi breve pasta asciutta e dopo riniziamo con Davide. Allora, Emilio, rispetto al passato, cosa ha di diverso questa fase nella tendenza alla guerra, crisi, sovrapproduzione e tendenza alla guerra? Quanto l'imperialismo occidentale è compatto, quante sono invece le forze centrifughe e che peso ha il tentativo di formazione di un polo imperialista europeo anche in competizione con quello statunitense, oppure visti gli scenari come per esempio quello dell'altra settimana, quando la scorsa settimana di pochi giorni fa dell'attacco alla Siria, dove abbiamo visto che ci sono proprio due fronti ben definiti e ben delineati, poi queste competizioni imperialistiche si ricompongono in due fronti principali. Va bene, funziona benissimo, insomma. No, perché ieri era un po' così. No, va bene, buongiorno. Allora, io credo che, come è stato detto, insomma, il rapporto crisi-guerra nell'imperialismo sia, come dire, qualcosa che non deve essere minimamente argomentato, è un dato oggettivo, così come andare a cercare chi è l'assassino, no? Come dire, qual è l'elemento scatenante, diventa abbastanza difficile anticiparlo, no? Perché se pensiamo alla prima guerra mondiale, che nasce da un fatto del tutto casuale, cioè dalla morte di un arciduca, che ai primi del Novecento non è poi un evento così straordinario, no? Che scatena 5 anni di guerra, eccetera, eccetera. Eppure, come dire, su un episodio in fondo del tutto contingente, apparentemente secondario, ma quando, come dire, le cose incominciano a prendere forma, poi vanno anche un po' da sole. Questo vale anche per le alleanze, eccetera, eccetera, no? Nel senso che se guardiamo il panorama attuale diventa anche abbastanza difficile capire quali siano i blocchi già consolidati, perché ogni volta le alleanze in qualche modo saltano, si ricompongono. Dobbiamo anche smettere di pensare che ci sia una sorta di cervello immanente del capitale che pianifica le mosse, cioè gli imperialismi si muovono, come dire, anche navigando a vista, nel senso che si muovono, come dire, sempre sulla base di questioni che sono legate a fattori contingenti, per cui noi possiamo dire che esiste una situazione oggettiva che è quella classica, per cui non so, così come dalla crisi del 29 si è uscito con Danzica, no? Dalla crisi del 2008 forse si uscirà con Damasco, può darsi, cioè nel senso che questo è qualcosa che sta nella logica delle cose, che l'elemento scatenante sia Trump piuttosto che Merkel, piuttosto che Putin o qualcun altro, alla fine diventa assolutamente secondario, no? Cioè poi di solito poi la colpa delle guerre viene data al perdente dai vincitori, no? Ma in realtà è un meccanismo oggettivo che scatena la necessità della guerra, no? La necessità della guerra che ha due funzioni sostanzialmente: una, quella di riequilibrare ovviamente il modo di produzione capitalistico, ma due, che poi diventa, come dire, la vera posta in palio, è ridefinire le gerarchie imperialiste all'interno del conflitto, no? Perché ogni volta dentro un conflitto interimperialista si sono ridefiniti
ha comportato l'ascesa di qualcuno e il decadimento dell'altro, no? Basta pensare come ad esempio la prima guerra mondiale sancisce di fatto la fine della centralità dell'Europa nella politica mondiale e l'emergere di due poli politici decisamente contrapposti che sono la potenza statunitense e la potenza sovietica, cioè, no? Che poi sono quelle che in qualche modo continueranno a fronteggiarsi all'interno di uno spazio di sospensione che è stata la seconda guerra mondiale, che li ha visti co-belligeranti, ma come dire, questo confronto che Stati Uniti e Unione Sovietica, che nasce immediatamente dopo il 18, si sospende tra il 40 e il 45 e riprende dal 45 in poi, quindi come dire, quello che ha segnato un'epoca, cioè l'ascesa dell'imperialismo statunitense e del primo stato socialista, di cui se ne può pensare qualunque cosa, ma che comunque era qualcosa di diverso da quello lì, ha caratterizzato il cosiddetto secolo breve. Nel frattempo abbiamo visto anche come ogni guerra imperialista, la seconda in particolare è stata evidente, vedeva il tentativo di alcuni imperialismi, in particolare quello tedesco, italiano, giapponese, che cercavano di ribaltare le gerarchie politiche, economiche e militari internazionali e di soppiantare quelli che erano i vecchi potentati. La fine della guerra comporta anche la messa, cioè il decadimento di alcuni, palesemente dalla seconda, già la prima, ma la seconda in particolare, definiscono, dichiarano come dire finita l'epopea imperiale e coloniale di Francia e Inghilterra, che erano state le grandi potenze ottocentesche, e l'emerge di altri scenari. Quindi oggi noi siamo in un contesto dove è difficile, come dire dove sarà il punto di rottura e quali saranno gli alleati, no? Perché evidentemente è stato palese, no? Dopo l'89, cioè con la fine del bipolarismo, tutti hanno cominciato a giocare un po' in proprio, no? Cioè, una volta che non c'era più la necessità di stare sotto l'egemonia statunitense, quindi di sopportare l'egemonia statunitense per una questione obiettiva, no? Della potenza militare statunitense che era in grado di contrapporsi alla potenza militare sovietica, tutti gli imperialismi hanno incominciato a giocare in proprio, costruendo alleanze, distruggendo, eccetera, eccetera. All'interno di ciò è stato oggetto di numerosi interventi, vi è il tentativo dell'Europa di costituirsi con non poche difficoltà come polo autonomo in grado di stare dentro la competizione internazionale a tutti i livelli, quindi non solo economica come ha fatto attraverso l'euro, ma oggi necessariamente anche in politica militare. Di qui la necessità di accelerare alcuni tempi da un punto di vista delle borghesie imperialiste europee in funzione della costituzione di uno Stato europeo in grado di stare dentro il conflitto, che non è un passaggio così lineare, semplice, eccetera, eccetera. E questo è, come dire, lo scenario che abbiamo di fronte. Io in tutto questo, ecco, vorrei parlare di due cose. Uno, di come si caratterizza o come è stata caratterizzata la forma guerra nei nostri mondi, cioè quindi nel mondo occidentale, e iniziare ad osservare quello che io considero uno degli imperialismi emergenti, cioè l'imperialismo a matrice arabo fondamentalista, no? Che è, come dire, il grande incomodo, no? che sta aleggiando nel mondo e che comunque sta giocando una partita non secondaria, non irrilevante, anche perché, questa è la cosa che proverò a discutere, a sostenere, è un imperialismo che è l'unico imperialismo in grado di muoversi attraverso quel modello, fatta l'età del caso, che aveva caratterizzato gli imperialismi novecenteschi, in particolare della seconda guerra mondiale, attraverso quel modello che è stato la mobilitazione reazionaria delle masse e la nazionalizzazione delle masse, fatta l'età del caso. Allora io parto quindi dal primo argomento, che è la forma guerra nei nostri mondi, perché mi sembra che questo, cioè la forma guerra
che la forma che ha assunto la guerra nei nostri mondi abbia molto a che vedere con quelle che sono le trasformazioni economiche e sociali, quindi che ha molto a che vedere con le modifiche della forma Stato all'interno della quale noi siamo inseriti. Quindi c'è con qualcosa che ci riguarda assolutamente, assolutamente da vicino, indipendentemente dal fatto che attualmente, come dire, noi siamo direttamente coinvolti in uno scenario di guerra. Cioè la forma guerra è qualcosa che magari spesso è stata travisata, no? O comunque tenuta un po' sul margine dell'analisi della teoria politica, no? Questo anche perché i 50-60 anni di pace che hanno attraversato l'Europa facevano forse pensare che tutto questo fosse ormai un qualcosa archiviato al Museo della Storia, poi ci è ripiombato prepotentemente di fronte. Però, come dire, la forma guerra, che è la massima, cioè partiamo sempre da considerare che l'asserzione di Clausewitz che la guerra è la continuazione della politica con altri metodi, questo cosa vuol dire? Vuol dire non semplicemente che a un certo punto si smette di discutere e si combatte, ma vuol dire che la guerra è compresa nella politica. Se la guerra è compresa nella politica, non potrebbe essere altrimenti, vuol dire che la guerra è il modo in cui è pensata e agita in forma tutta la politica, quindi in forma la forma statuale e con forma statuale ovviamente in forma la relazione tra le classi all'interno di un contenitore politico. Allora, se noi pensiamo alla forma che la guerra ha assunto nel Novecento, questo vale per la prima e a maggior ragione per la seconda, noi abbiamo avuto, che cosa ha caratterizzato questa forma guerra riferita agli stati imperialisti? Che la potenza di uno stato imperialista era direttamente proporzionata alla quantità di produzione industriale e alla quantità di combattenti che in qualche modo poteva mettere, di combattenti coscienti anche dal punto di vista tecnico, scientifico e sostanzialmente cooptati all'interno della guerra, che poteva mettere in campo, cioè il paradigma di quello che è stato definito il paradigma industriale della guerra, no? Quindi se il paradigma della guerra è un paradigma industriale, centrale in questo paradigma diventano le masse subalterne, perché le masse subalterne sono quelle che producono, le masse subalterne sono quelle che combattono. Senza le masse subalterne, cioè lì si gioca, si apre una partita estremamente pericolosa anche per l'imperialismo, no? Perché l'imperialismo a un certo punto cosa è costretto a fare? È costretto da una parte a riconoscere, perché se no la sua potenza decade, la forza proletaria che nella guerra viene giocata. Dall'altra parte è obbligato a educare, a armare le masse e educare le masse all'esercizio delle armi, no? Cioè dire, questo dire, fa sì che in qualche modo la guerra è anche sempre, no, un momento di possibile rottura, come in effetti è stato, pensiamo alla Russia del 17, ma pensiamo, ma fino a quando le masse riescono a essere in qualche modo cooptate all'interno del progetto imperialista, le cose possono funzionare, ma se le masse si distaccano da questo progetto, per la borghesia è un problema, non solo perché perde la guerra, ma perché rischia concretamente di perdere anche il potere, no? Cioè, banalmente, se noi pensiamo all'Italia, quando è che cade il fascismo? Il fascismo cade quando l'esercito pianta le baionette a terra e quando gli operai smettono di produrre. Nel 43, con il sciopero, cioè con la ritirata di Russia e di fatto la rottura tra popolo ed esercito e la rottura tra classe operai e Stato, il fascismo crolla, no? Perché produzione e esercito, come dire, gli si rivoltano contro, no? Quindi questo è il grande problema che però non può, di cui la borghesia non può fare a meno, no? Di consegnare dentro la guerra anche un potere non secondario ai subalterni. Per farci un'idea, l'Unione Sovietica perché vince la guerra? Sì, l'eroismo dell'Armata Rossa, la battaglia di Stalingrado e tutto, ma l'operazione principale che consente all'Unione Sovietica di vincere la guerra è smantellare l'apparato industriale, portarlo fuori dalle linee nemiche, rimetterlo insieme in 448 e addirittura incominciare a produrre più, no, più della Germania. È questo che alla fine consente sostanzialmente, cioè nel momento in cui
carri armati, aerei, eccetera, eccetera, superano, no? la produzione tedesca, e questo è qualcosa che ha di miracoloso, che gli stessi storici borghesi non riescono a comprendere come sia potuto accadere. Questo ribalta alla fine le sorti della guerra, questo senza togliere chiaramente il fatto che poi, siccome le battaglie si giocano empiricamente sul campo, in ciò un valore non secondario è dato dai soldati che le combattono e alla popolazione che sostiene, però, come dire, senza quell'apparato industriale la guerra non potrebbe essere condotta. Per altro verso, se noi pensiamo a qualcosa che abbiamo visto nei film, nei cinegiornali, fin da piccoli, no? Lo sbarco alleato in Normandia, che cos'è quello se non tutta la potenza della classe operaia americana che si riversa sulle spiagge della Normandia, no? Cioè, perché di fronte alla Normandia si presenta che cosa? Tutta l'industria americana, no? Cioè, 13.000 aerei, qualcosa di la più grande operazione bellica di tutti i tempi, è frutto, no, della classe operaia, ed è frutto anche, no, di una politica americana, cioè il cosiddetto New Deal rooseveltiano, così, che di fatto non è semplicemente, come dire, la concessione di alcuni diritti sociali ai subalterni, ma è, come dire, riconoscere, no, la valenza politica che i subalterni hanno all'interno della nazione. Ma quindi, come dire, la guerra di fatto obbliga in qualche modo l'imperialismo a sancire un patto con i propri subalterni. Nel momento in cui la guerra risulta vittoriosa, questo patto non viene inclinato, ma quando questa, la guerra, come è accaduto, viene persa, perché qualcuno la guerra la deve perdere, il patto tra imperialismo e subalterni finisce a corrompersi, no? Quindi questo è successo classicamente, credo, un po' in tutte le guerre. Quindi la guerra, il modello di guerra, la forma guerra che si è instaurata a partire dal primo conflitto e che si è esaurita nel 45, dopodiché però in qualche modo è proseguita, perché dal 45 in poi è vero che non c'è stata una guerra combattuta, ma la guerra fredda è stata tutto tranne che una guerra simbolica, è stata qualcosa che, come dire, è stata combattuta con altri mezzi. Quindi, come dire, in ogni caso la centralità delle masse subalterne all'interno di questo conflitto rimaneva permanente, no? In ogni caso stiamo parlando di un modello che riconosce alla guerra il modello, il paradigma della guerra industriale, quindi produzione, massa, eccetera, eccetera. La potenza di una nazione, di un imperialismo, è data dalla quantità di produzione industriale che riesce ad attivare, dalla quantità di popolazione sana e robusta che riesce a mettere in campo, di qua, come dire, anche tutto un discorso sull'elargizzazione non disinteressata dei diritti sociali, quindi sanità, eccetera, eccetera, perché evidentemente un esercito non sano ha ben poche possibilità di competere contro un esercito sano, quindi, come dire, una cura particolare della popolazione, perché la popolazione è centrale negli interessi di potenza dell'imperialismo, no? Di tutto un'esemplificazione di ciò sono gli eserciti di leva, gli eserciti di massa, che, come dire, hanno una contraddizione, no? Ora, è vero che c'è stata tutta la stagione dell'antimilitarismo, rifiuto, però se noi pensiamo che cos'è il servizio militare di massa, la leva, è il dovere ma anche il diritto, no, a portare le armi, cioè qualcosa che non nasce, come dire, cioè non è un progetto controrivoluzionario, in realtà l'idea del cittadino in armi è la punta più avanzata della rivoluzione francese, no? Cioè, nasce con i giacobini, cioè la nazione in armi è Valmy, no? Cioè, la tradizione è quella, da che è Valmy, cioè, quindi il cittadino, no, che diventa protagonista della nazione. Si può discutere su questo, però sicuramente questa è la forza dirompente prima dell'esercito giacobino, poi dello stesso Napoleone, che poi finisce con informare tutta la storia politica militare dell'Ottocento e del Novecento, alla quale sono costretti ad adeguarsi anche gli stati reazionali, no? Perché la riforma di Clausewitz, il famoso trattato della guerra di Clausewitz, è un corpo a corpo costante
con le innovazioni napoleoniche e le innovazioni giacobine in tema di guerra, non tanto da un punto di vista della strategia e della tattica militare, ma proprio dal fatto, dal punto centrale. Gli eserciti sono formati da soldati subordinati che devono muoversi come dei neoschiavi all'interno, oppure sono cittadini. La forza dell'esercito francese sta nella disciplina o nella cittadinanza? La risposta è sta nella cittadinanza, quindi se sta nella cittadinanza, la nazione in armi vuol dire che le masse in armi sono la forza su cui bisogna puntare. Questa storia con dei salti ha fatto, come dire, è stata presente fino, no, fino alla fine del secondo conflitto mondiale, perché la centralità delle masse nella conduzione della guerra faceva sì che per il potere la loro inclusione politica e sociale fosse qualcosa di non eludibile. Se pensate, come dire, fate un passo indietro, se voi pensate a quello che è un testo, no, su cui si può discutere tantissimo, cioè alla contrapposizione che fa Lenin a proposito di economicisti e politici, no, cioè sul movimento operaio borghese, sul tradizionismo, eccetera, eccetera. All'epoca può sembrare veramente una disquisizione puramente accademica, no? Nel 14 non lo è più, no? Nel senso che nel 14 si scopre come è la borghesia stessa fortemente interessata a organizzare un pezzo di movimento operaio, perché senza quel pezzo di movimento operaio non può fare la guerra, no? Quindi, come dire, c'è tutta un'epoca in cui la forma guerra lega anche il discorso dell'inclusione delle masse. Pensiamo a quello che è stato chiamato la nazionalizzazione delle masse, no? Cioè, quando si parla di nazionalizzazione delle masse si parla di masse subalterne che vanno dal piccolo borghese all'operaio, no? Cioè al contadino, cioè vuol dire che per il potere è centrale, no? avere una quota importante, no, di subalterni dalla sua parte, perché sennò non può fare la guerra. Perché con la costrizione si può fare qualunque cosa, però, come dire, andare in fabbrica e cercare di produrre il meno possibile diventa difficile. No, cioè se la classe operaia non vuole produrre, non produce, insomma, no, perché i modi per non produrre, per la lenta della produzione sono mille. Se il proletariato non vuole combattere, comunque l'esercito decade, cioè, no, quindi bisogna che in qualche modo le masse non siano soltanto formalmente portate dentro, ma che siano attivate in un progetto che è quello dell'imperialismo. L'imperialismo le deve catturare. Quindi per catturarle deve in qualche modo riconoscere non semplicemente qualche diritto sociale, ma sostanzialmente includerle nel perimetro politico del progetto imperialista, con tutte le contraddizioni che questo comporta, perché anche nel momento in cui la disfatta si profila, questa cosa le cade. Questo modello dagli strateghi, dal pensiero strategico occidentale, dopo l'89 è stato messo in archivio, no? Si è detto sostanzialmente è finita l'epopea della guerra industriale. Se finisce l'epopea della guerra industriale, le masse diventano inessenziali a coltivare la potenza dell'imperialismo, un numero tutto sommato limitato di rambo, cioè di soldati di professione che combattono come professionisti, e in quanto professionisti tra l'altro evitano, no, anche tutta una serie di problematiche che la guerra, no, che la guerra si portava presso. Se pensiamo a una delle maggiori contraddizioni della guerra in Vietnam, sono stati i ritorni in patria dei sacchi neri, no? Cioè quindi dei morti, che erano morti che non erano andati in Vietnam perché ci hanno voluti andare, no, ma perché semplicemente una mattina si erano trovati una cartolina che gli diceva: domani vai lì, sei addestrato, vai in Vietnam. Quando tornavano nel sacco nero, ad aspettarli c'era la madre, la zia, la sorella, queste cose che facevano casino, no? Perché, come dire, se sei un volontario, come dire, la cosa è già finita, no? Come dire, nessuna madre, nessuna zia può lamentarsi, cioè vuol dire, no, perché sei un professionista, se la tua professione è combattere, come dire, un pugile non può lamentarsi se prende qualche pugno, se no non lo fa il pugile, insomma, no, diventa, ecco.
E quindi da una parte il professionismo si evita, no, ma poi tra l'altro sancisce proprio il fatto che il professionista, l'esercito di professione, non ha più niente a che fare con la popolazione, cioè c'è un distacco, no? Come dire, tra popolazione e esercito. Tra l'altro questo è abbastanza evidente nel momento in cui anche, come dire, formalmente, ma nei nostri mondi, noi troviamo oggi l'esercito schierato in piazza, queste cose qui. Perché? Perché questo esercito comunque anche formalmente non ha più un legame con la popolazione, no? Cioè è qualcosa di assolutamente distaccato, no? Cosa che l'esercito di massa non poteva essere, perché l'esercito di massa era comunque concepito proprio perché era l'espressione della popolazione. L'esercito professionista è qualcosa che può stare tranquillamente contro la popolazione, perché non ha più alcun legame politico con la popolazione. Allora l'idea era appunto questa, diceva bene, nel momento in cui decade il nemico pubblico numero uno, cioè il blocco dell'Est, non ci sono più nemici in grado di reggere il confronto militare con noi, per condurre le micro guerre che ci saranno è sufficiente sviluppare una serie di corpi d'élite e dare a questi corpi d'élite una quantità di tecnologia talmente avanzata che gli consente in qualche modo di sbarazzarsi di qualunque nemico. All'occorrenza, nel momento in cui ci sarà anche comunque bisogno di andare sul terreno, di comunque di un po' di carne da cannone, cioè un po' di qualcuno che dovrà combattere anche una serie di rischi, è sempre possibile attingere a quel mondo dei contractor, no? Cioè quindi delle agenzie non governative di soldati, le quali anche lì, come dire, hanno tutta una loro gerarchia, nel senso che ci sono i contractor che escono fuori, che sono quelli che si sono messi in proprio uscendo fuori dai corpi speciali occidentali, ma ad esempio tutta la fanteria del terzo millennio contractor è quasi tutta di origine africana, in particolare ugandese o centroafricana, che può essere tranquillamente sacrificata no, dentro le operazioni dove la possibilità di lasciarci la pelle sono comunque abbastanza elevate. Quindi anche lì il mondo dei contratti è un mondo, come dire, assolutamente diversificato, no? Ci sono dagli iper specialisti ma fino, come dire, ai microcombattenti che possono essere tranquillamente sacrificati in battaglie che magari hanno ancora un po' il sapore delle battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Ma in ogni caso nei nostri mondi questo non era più, cioè nei nostri mondi questo, la guerra, no, era stata espunta dal nostro orizzonte con una qualche, se vogliamo, con una qualche ragione, non, cioè, l'Occidente quasi 26-27 anni che combatte in tutto il mondo, ma la recezione che di queste guerre si aveva nei nostri mondi era quantomeno minima, no? Nel senso che intanto appunto non c'è una produzione di guerra, o se c'è è assolutamente limitata, cioè voglio dire, non è che perché per accorgersi di essere in guerra bisogna che per forza di cose ci siano le bombe sopra la testa, no? Gli Stati Uniti non sono mai stati bombardati nella Seconda Guerra Mondiale, sì, ma tutta la popolazione aveva la percezione di essere in guerra perché tre quarti del paese produceva per la guerra, cioè quindi tutti, come dire, non erano in guerra, non c'avevano le bombe che gli arrivavano lì, andavano a dormire a casa tranquillamente, andavano a ballare, cioè la loro vita sostanzialmente non era modificata più di tanto, però l'idea di essere in guerra c'era perché avevano qualcuno alla fronte, ma poi soprattutto tutte le mattine si alzavano e andavano a svolgere un'attività che era direttamente collegata con la guerra. Noi in questi ultimi 25-26 anni, nonostante le guerre siano state numerose, il numero, non so quante, il numero di impiegati, no? Cioè non è che c'è stato un escalation, no? Cioè non, anche perché sennò ci sarebbe la piena occupazione, cioè di solito la guerra comporta anche la piena occupazione, la fine della disoccupazione, e perché tutti vengono messi a lavorare per la guerra. Ma nei nostri mondi questo non è accaduto, perché la guerra ha mantenuto un trend molto sostanzialmente limitato. Quindi questo per quanto riguarda la percezione tangibile di che cosa è la guerra, ma il modo come noi l'abbiamo osservata sembrava quasi un videogame, no? Cioè nel senso la televisione si vedevano, no, tutte quelle, i puntini, dun dun dun, cioè come se fosse insomma sostanzialmente un gioco, no? E non ci toccava più di, non ci toccava più di tanto, insomma, questa cosa qui. Questo è un
Questo è qualcosa che ha funzionato dalla prima guerra del Golfo andando avanti, no? Fino a quando ci sono una serie di questioni. La prima, del tutto secondaria, ma che però dice qualcosa, avviene in Ostezia, no? Quando c'è questa contrapposizione tra Giorgio, cioè tra le due Ostezie, eccetera, eccetera. Una dei due contendenti però è legata a Mosca. Mosca dichiara di proteggere questa secessione qua, queste cose qui, e la richiesta di intervento NATO da parte di uno dei contendenti immediatamente si blocca, perché avrebbe comportato, non come dire, come è successo in tutte le altre guerre, cioè una guerra totalmente asimmetrica, no? Dove da una parte c'era tanto capitale variabile, no? Cioè, quindi tanti soldati e poco capitale costante, quindi c'è poca tecnologia, e dall'altra parte il contrario. Ma si sarebbe trovata una situazione in cui i due schieramenti in qualche modo potevano equivalersi, il che comportava una situazione sicuramente diversa da quella fino allora presa in considerazione. L'altro esempio chiaramente è la Siria, no? Nel senso che la rimozione di Assad, eccetera, eccetera, è qualcosa che sta nelle corde, negli interessi dell'imperialismo occidentale, così come lo era stato Gheddafi, soltanto che su Gheddafi l'operazione va liscia, perché quelli che solidarizzano con Gheddafi però poi alla fine, come dire, sono del tutto ininfluenti da un punto di vista politico-militare a ciò, no? Cioè, mi riferisco all'Unione Africana e ai paesi dell'Alba che, come dire, dichiarano solidarietà a Gheddafi, che l'imperialismo occidentale incassa la solidarietà a questo, ma si muove perché, come dire, chiaramente né l'Equador, né Bolivia, né i paesi africani sono in grado, come dire, di smuovere tanto così rispetto alla potenza militare occidentale. In Siria cambia tutto nel momento in cui, in primis, la Russia, sullo sfondo anche la Cina, dichiarano che, come dire, quella cosa non si può fare, no? Cioè, per variati motivi, e nel momento in cui lo entra in gioco, la partita in Siria si trasforma. Perché? Perché è un conto è rimuovere l'esercito siriano, e un conto è dover fare i conti con la marina russa, forse la marina cinese, il potenziale bellico russo, eccetera, eccetera. Vuol dire che a quel punto, come dire, la partita assume caratteristiche completamente diverse. L'altro scenario è l'Ucraina, no? Anche lì in Ucraina addirittura assistiamo, chi segue minimamente le vicende militari di quel contesto, assistiamo a scenari che paradossalmente ci riportano al 1915, cioè addirittura alla guerra di trincea, no? Cioè, quindi siamo, come dire, tornati indietro di quasi 100 anni, nel senso che proprio perché c'è un impasse tecnologico, perché è inutile che io ti mando gli aerei se te poi me li butti giù, no? Cioè, vuol dire, mi mandi i missili se sono in grado di intercettare, insomma, vuol dire, torna a essere centrale l'elemento umano, no? Cioè, e l'elemento umano però vuol dire che qual è tra i due contendenti che è disposto a sacrificare, a morire per quella cosa lì. Banalmente vuol dire questo, no? Cioè, vuol dire, perché un conto è quando da una parte si muore e dall'altra no, ma nel momento in cui, come dire, si azzerano i vantaggi, vuol dire che da entrambi, cioè la partita si torna a giocare sul terreno. Questo credo che sia, questo è qualcosa che scompagina, no? Gli assetti del pensiero strategico occidentale, che non immaginava assolutamente di trovarsi a dover affrontare situazioni che lo riportano indietro di 50 anni, no? Perché pensava di aver liquidato sostanzialmente la forma di massa della guerra, no? Da una parte l'ascesa in campo della Russia la obbliga in qualche modo a ridefinire questo, ma ridefinire questo non è proprio semplice, no? Cioè, perché non è, come dire, non si tratta semplicemente di cambiare modulo, cioè non è che dico va bene, non mi funziona il 4-3-3, allora passa al 3-4-3, no? Cioè, tutto sommato modifico due calciatori e posso anche fare, cioè non mi cambio più di tanto, cioè no, sì, devo cambiare qualcosa, ma modificare la forma guerra vuol dire anche modificare la forma Stato, cioè vuol dire
rimangiare, cioè ritornare, dire che tutto quello che è stato il modello anche culturale degli ultimi 30 anni, 25, deve essere soppiantato dalla radice, cioè vuol dire che le masse tornano a essere qualcosa di importante, no, per gli stati imperialisti, cioè vuol dire che in qualche modo rovesciare, no, esattamente la tendenza che c'è stata, cioè che è quella dell'esclusione sociale dei subalterni, vuol dire riportarli dentro, cioè vuol dire riscrivere una nuova costituzione di Weimar, no? Questo non è proprio un passaggio semplicissimo da una parte, dall'altra sembra che gli stessi strateghi militari facciano anche fatica a ripensare a una forma guerra in termini di guerra di massa, perché almeno questo che ho osservato, anche se non da specialista, comunque le manovre NATO degli ultimi anni sono state invece manovre che hanno visto, anzi accentuarsi, il carattere specialistico, professionale, eccetera, eccetera, della forma guerra a discapito della sua forma massa, forma industriale che aveva caratterizzato in epoca precedente. Ecco, questo mi sembra uno dei tratti anche forse più interessanti, forse, come dire, più vantaggiosi che questa condizione per, come dire, per chi ipotizza la rottura della catena imperialista che può, come dire, in qualche modo può giocare a suo favore. L'altro aspetto che provo un attimo a tracciare è la presenza di quello che io chiamo, mi sembra che il polo imperialista arabo fondamentalista, no? Cioè, ora, come dire, c'è un vizio un po', no? Nostro o di una gran parte anche del movimento antagonista, uno di leggere sempre, come dire, di continuare a leggere la storia come se appunto ci fosse questo cervello immanente del capitale che governa tutto e tutti, come se gli Stati Uniti fossero praticamente la trasposizione di Dio in terra, per cui non si muove foglia che gli Stati Uniti non vuole, cioè, come dire, in qualche modo, no, l'idea del grande puparo, no, che è sempre lui che in qualche modo smuove tutto, il che contraddice abbastanza con quello che però sono la dialettica storica reale, no, dove gli attori sociali sono molteplici, contraddice anche col fatto che ogni conflitto, ogni crisi presuppone il fatto che qualcheduno sale e qualcheduno scende, no? Cioè, cioè, i teorici di questo avrebbero, cioè, nel momento in cui l'Inghilterra era la grande forza imperiale mondiale, avrebbero letto tutto quello che accadeva come qualcosa che muoveva l'Inghilterra, poi non si capisce come mai a un certo punto l'Inghilterra decade e emerge un'altra potenza, cioè, quindi, come dire, che dentro la crisi non ci siano imperialismi di un certo tipo che cercano di conquistarsi postazioni di potenza e di forza nella ridefinizione degli equilibri internazionali è un dato obiettivo. Pensare che l'Arabia Saudita e tutte le petromonarchie così non siano in grado di giocare una partita politica effettiva nel nuovo scenario, beh, in fondo forse cioè, è un vizio coloniale che, no, che impedisce di osservare, nel senso che tutto sommato gli arabi possono esistere forse come individui eccentrici che disperdono i tavoli da gioco, i notti brave, capitali, però poi sono incapaci di far politica. Io non credo, io penso che, come dire, questi paesi che hanno, come dire, come si è visto, no, collaborato apertamente con l'imperialismo americano, tutta la storia afghana, eccetera, eccetera, giochino anche una partita autonoma, no? Giochino una partita autonoma contro gli assetti di potenza attuali per definire i propri spazi. Credo che questo sia tanto più realistico pensando al potere che oggi ha il capitale finanziario nel ridefinire gli equilibri internazionali, e quindi una parte consistente, no, di questo capitale finanziario che circola sulle reti e le autostrade informatiche è a dominanza arabo, Emirati, eccetera, eccetera, quindi c'è una potenza reale, non semplicemente così, no? Ma quello che diventa però, secondo, dal nostro punto di vista, no, assolutamente interessante
è osservare, che non è un fenomeno nuovo, è osservare come questo imperialismo giochi una carta importante, che è la cooptazione, no, dei subalterni all'interno del suo progetto, presentandosi come qualcosa chiaramente di diverso dal progetto imperialista. Però se noi facciamo mente locale, come si sono dipanati ad esempio gli imperialismi del Novecento, sia quello nazionalsocialista e il militarismo giapponese, beh, intanto il militarismo giapponese coltivava e gli ha funzionato come retorica, no? Sostanzialmente non un'idea di potenza giapponese, ma una propaganda che era anche fortemente improntata sull'Asia, l'Asia agli asiatici e fondamentalmente anticolonialista. Cioè, non dimentichiamoci che ad esempio quando i giapponesi bombardano Pearl Harbor, Malcolm X, che è in carcere a Folsom, dice: noi neghi abbiamo festeggiato, no? Quindi questo, come dire, dà l'idea, no, di come questa carta qua, no, falsa sicuramente, perché sicuramente nel militarismo giapponese c'era tutto tranne che coltivare gli interessi delle popolazioni asiatiche, però, come dire, agivano su una contraddizione reale, no? Perché se no, come dire, l'avanzata straordinaria del Giappone in Asia è anche il frutto del sostanziale consenso o comunque non opposizione che le popolazioni locali hanno, perché osservano i giapponesi che cacciano i bianchi, quindi forse i bianchi non erano altro, cioè il colonialismo, no? Non era proprio troppo amato da quelle popolazioni. Quindi i giapponesi giocarono una carta di questo tipo qua. Ma ricordiamoci cosa dichiarò Gandhi a Churchill rispetto alla possibilità che gli indiani combattessero a fianco dell'Inghilterra, dicendo che per gli indiani il problema non erano i giapponesi, ma erano gli inglesi, che se gli inglesi ne fossero andati dall'India tutto sarebbe cambiato, ed eventualmente al momento, se nonostante ciò i giapponesi avessero invaso l'India, forse gli indiani avrebbero combattuto sicuramente volentieri per la propria indipendenza contro i giapponesi, ma sicuramente non erano disposti a combattere per il mantenimento della colonia indiana. Quindi, no? Se guardiamo a come si è dato il nazismo, questo non si è mai presentato come, no, perché dobbiamo osservarlo non nel 45 con Berlino devastata e l'Armata Rossa che entra dentro, dobbiamo osservarlo prima. E il nazionalsocialismo non si è mai presentato come il progetto imperialista, no, del capitale finanziario industriale tedesco, ma si è presentato come un partito nazionalista della riscossa nazionale, in grado, no, di risollevare le sorti della popolazione tedesca, non, come dire, e anche inizialmente, no, tutta la retorica anti-ebraica e antisemitica è sostanzialmente una distorsione aberrante, ma di qualcosa che ha a che fare con la lotta di classe, cioè l'idea, no, che i nazisti individuano il nemico non tanto nell'ebreo inizialmente in generale, ma nell'ebreo possidente, quello nell'ebreo finisce, cioè identificano ebreo banca denaro eccetera eccetera, come dire, e iniziano a raccontare tra l'altro una leggenda che tra l'altro poi avrà, credo, molte fortune anche a sinistra, quella di un capitalismo buono contro un capitalismo cattivo, no? Cioè, che è qualcosa che non cioè, è stato raccontato non solo da Hitler ma anche da Bertinotti, cioè, quindi, come dire, non è che è qualcosa, no, per carità, no, ma tutta la storia del PC allora è hitleriana, no? Nel senso che, come dire, dire che esiste, no, Olivetti, il capitalismo buono, cioè, no, quindi, no, quindi, come dire, non è che io, come dire, però l'idea, no, di fondo del nazionalsocialismo è quella appunto di non presentarsi come espressione, no, degli interessi dei gruppi reazionari finanziari, ma si presenta come movimento popolare fortemente caratterizzato tra le masse, tant'è vero che poi dovrà fare, come dire, la grande epurazione con le SA, che sono quelli che chiedono la seconda rivoluzione e dicono: no, la rivoluzione è finita, no, la rivoluzione l'abbiamo fatta l'esercito, la grande industria. Però, come dire, questo succede dopo, ma nel momento in cui questi catturano il consenso della popolazione, no, lo fanno mostrando un programma alienato,
fondato sul nazionalismo. Ad esempio, ora io prima ho parlato di Danzica, beh, la questione di Danzica era qualcosa che non aveva mai digerito neanche la Repubblica di Weimar, no? Cioè non è qualcosa che si inventano i nazisti, cioè il corridoio di Danzica è qualcosa che rimane qua, no? Alla stessa Repubblica, non comprendono, cioè comunque rivendicano la stessa Repubblica di Weimar e lo stesso movimento operaio tedesco in qualche modo rivendicano l'appartenenza di Danzica perché lo considera comunque un'espropriazione dettata dai trattati della prima guerra mondiale. Quindi insomma, in sostanza questi imperialismi che sono sicuramente forti imperialisti, però giocano una carta che non è come dire la dichiarazione di essere forti imperiali, cioè, ma giocano una carta di massa, cioè perché per imporsi hanno bisogno in qualche modo di contare e di far combattere le masse al loro fianco, offrendo un orizzonte, no, che è sicuramente, non è sicuramente vero, ma che viene creduto vero, che poi come dire alla fine conta, perché ok, oggi io credo che ecco, noi abbiamo una certa difficoltà a comprendere tutto ciò rispetto a mondi che sono stati da noi molto distanti, no? Perché facciamo molta fatica a comprendere come sia possibile attraverso una retorica che è quella da una parte religiosa, anche lì poi se andiamo a vedere ad esempio le biografie di quelli che fanno le operazioni in Occidente, scopriamo che come dire, c'è ben poco di teologico, no? Cioè, nel senso che la loro formazione mi sembra che nasca più dall'esclusione sociale, eccetera, eccetera, piuttosto che. Ma in ogni caso teniamo anche presente che questo grande contenitore che era la religione, che da noi è stato a un certo punto espunto, perché forse la grande religione, no, che ha cooptato le masse nel Novecento, più che la religione in quanto tale, è stato il nazionalismo. No? Noi abbiamo avuto a che fare sostanzialmente con un'idea di nazionalismo piuttosto che di religione. Però se ripensiamo a tutta la storia pregressa, pensiamo al famoso testo di Marx sulla critica della filosofia del diritto di Hegel, dove dice, tutti riportano la famosa frase che la religione è l'oppio dei popoli, no? Ma un attimo dopo dice la religione è anche il grido degli oppressi, cioè in un mondo alienato la religione funziona anche come elemento distorto per un'idea di liberazione. Cioè noi questo nei nostri mondi a un certo punto ce lo siamo, ma per forza di cose, dimenticate, accantonato, perché non ci siamo mai più dovuti trovati di fronte a movimenti che utilizzavano la religione come movimento, no, di presunta liberazione. Però se pensiamo a tutta la storia ereticale, a tutti i movimenti ereticali che si sono contrapposti, le rivolte dei contadini che avevano sullo sfondo, comunque questi fenomeni religiosi, non è una storia così strana. Poi la forte laicizzazione dei nostri mondi ha fatto sì che le cose cambiassero. Oggi ci troviamo di fronte a uno scenario dove il gemito degli oppressi torna a essere un contenitore alienato però di un'istanza di liberazione. Su questo, no, su questo doppio binario credo che giochi fortemente l'imperialismo a matrice arabo fondamentalista, ed è obiettivamente un problema, credo, per noi, no? Nel senso che questi sono in grado, spesso e volentieri, in Francia questo è abbastanza evidente, di cooptare forze che in realtà dovrebbero essere con noi, no? Forse dovremmo chiederci, no? Cioè, masse proletarie, subalterne, eccetera, eccetera. Questo quindi credo che sia un oggetto di possibile discussione. L'altro aspetto che mi sembra in qualche modo importante rilevare è come di fatto la pratica anche militare dell'imperialismo a matrice arabo fondamentalista metta profondamente in crisi, no, tutto il modello di sicurezza, il modello militare occidentale, perché rovesciano completamente la prospettiva, no? Cioè combattono il massimo della professionalizzazione e della tecnologia attraverso che cosa? Il minimo della professionalizzazione e l'utilizzo di strumenti assolutamente non tecnologizzati, no? Cioè se ne pensiamo agli attentati con i camion, ma anche come dire a operazioni armate, ma armate di Kalashnikov e di pistole, cioè qualcosa che tra l'altro dopo l'implosione del blocco dell'Est si trova, cioè, senza avere, come dire, è acquistabile, credo, senza, come dire, dover avere entrature di chissà quale tipo. Stiamo parlando di uranio impoverito, arricchito, cioè stiamo parlando di
di armi leggere e, come dire, dagli arsenali dell'ex blocco sovietico ne sono uscite milioni, no, di queste cose qui che circolano, non dico liberamente, ma, come dire, insomma, in qualche modo non di difficile reperibilità, a costi tutto sommato, cioè, vuol dire, l'operazione quella fatta in Francia dai comando armati, così, sono operazioni che saranno costate sia, no, a 10-15 mila euro, cioè, quindi, come dire, no, non è che occorre dietro una potenzialità di chissà quale tipo, e questi hanno messo pesantemente in crisi tutti, no, gli apparati, tutto l'apparato difensivo occidentale, il quale sì, sicuramente è in grado di proteggere i cosiddetti obiettivi sensibili, no? Cioè, perché è chiaro, probabilmente il Louvre è inattaccabile, no? O comunque per attaccare il Louvre occorre una massa di tecnologia, di forza, che forse, però non è il Louvre l'obiettivo, no? Cioè, vuol dire, se il problema diventa attaccare il livello intermedio non è assolutamente, non può essere portato da nessuno, cioè la metropoli, come dire, dimostra che è assolutamente friabile, perché, cioè, io posso proteggere e blindare l'ambasciata americana, ma, come dire, mi diventa difficile, no, blindare, no, tutto, non posso farlo. Tra l'altro obbligando anche l'Occidente a sostenere dei costi non momentanei ma permanenti, non secondari. Questa è la grande, no? Vuol dire, questa è la grande altra arma apparentemente non militare, ma fondamentalmente economica, con cui attraverso questo imperialismo sta inclinando i rapporti di forza con il blocco occidentale. Adesso andrò a chiudere, insomma. Allora, io credo che da una parte noi abbiamo un modello, e questo vale per il modello occidentale, abbiamo un modello, un pensiero strategico che ha pensato la guerra all'interno di una cornice che gli sta in qualche modo palesemente sfuggendo di mano, no? Perché l'entrata in gioco di alcune potenze, io adesso qua non sto, ecco, per evitare comunque qualunque tipo di polemica, no, perché poi quando fai questi discorsi, ma allora la Russia non è l'URSS, cioè, questo non c'entra niente, io sto dicendo semplicemente che dentro questo scenario, come dire, la Russia, in virtù della sua potenza militare, un governo, quindi sostanzialmente, se vogliamo fare un esempio storico, sicuramente non vicino a Robespierre, ma piuttosto vicino a Termidoro, quindi, come dire, non un governo neanche di borghesia di sinistra, ma un governo di borghesia di destra. Ciò non toglie che nello scenario attuale svolge una funzione, no, che è sicuramente di contrapposizione forzata, perché i blocchi occidentali devono rimuovere la Russia, lo devono fare in tutti i casi perché la devono colonizzare, no? Gli è andata male col fatto che Putin o il suo blocco borghesia ha scalzato Yeltsin, che era invece l'uomo della colonizzazione, perché Yeltsin avrebbe consentito, come dire, la colonizzazione della Russia e quindi, come dire, la fine dello stato russo come potenza. La vittoria del nazionalismo putiniano ha fatto sì che quel progetto saltasse, che inevitabilmente, come dire, la Russia debba essere rimossa, perché l'imperialismo ha un problema, no? E a maggior ragione ce l'ha all'interno della crisi. Quindi, come dire, qui non si tratta di essere putiniani o non putiniani, ma semplicemente di riconoscere che quella è una contraddizione, no? Ecco, okay. È una contraddizione che ha fatto sì che si inceppassero i meccanismi di concezione del pensiero strategico all'interno dei nostri mondi, perché dove è presente quella contraddizione lì, l'imperialismo occidentale segna il passo, perché non può agire attraverso la logica della guerra asimmetrica, perché lì non c'è più asimmetria, dovrebbe riproporre un conflitto di tipo asimmetrico, il che presuppone non semplicemente, no, che non mette semplicemente a rischio gli esiti del conflitto, no, perché in una guerra simmetrica tu puoi anche essere leggermente più forte, però, come dire, no, non è proprio così squilibrato, quindi l'esito non è scontato e soprattutto i costi che dovrei pagare sono di un certo tipo, ma soprattutto per reggere un conflitto di quel tipo lì, che non è detto che si esaurisca in 4 giorni, devi obbligare in qualche modo a far sì che la guerra, mentre oggi è espunta, no, dal dibattito pubblico, cioè
non si parla di guerra, cioè non, anzi l'idea è un po' quella ottocentesca, no, dei principi tedeschi che dicevano vabbè, la popolazione non si deve neanche accorgere che siamo in guerra, cioè la guerra è una cosa che riguarda noi, riguarda lo Stato, i professionisti, cioè l'esercito e i mercenari, ma la popolazione in qualche modo deve rimanere estranea a tutto questo ambaradà, no, perché non le riguarda. Questo in qualche modo era un meccanismo che qua ha funzionato, no? Cioè la guerra è qualcosa che sì c'è, ma a noi non ci riguarda. Infatti, come dire, anche il fatto di dire, ma uno dice anche nei nostri mondi, no? Io mi occupo della guerra, no? Come dire, se ti occupi della guerra, dire che c'è, cioè, poi potresti anche non occuparti, no? Perché se invece sei in guerra, uno che se ne occupi è obbligato ad accorgersi, no? Può essere, no? Ma se io mi occupo della guerra, vuol dire che mi metto lì, vado a cercare i siti che parlano di questo, i video, i libri, cose così, perché poi concretamente nella mia vita quotidiana questa non c'è, no? E quindi io me ne occupo. E questo ha fatto sì che permettesse, come dire, ai blocchi di potere di far sì che la guerra rimanesse come sostanzialmente estranea, no, alla vita, alla quotidianità. Contrariamente, le operazioni dell'ISIS te la riportano dentro, no? Te la riportano dentro perché fanno sì che la guerra diventi uno scenario, no? Non più qualcosa che sta là, ma qualcosa che diventa qua. E tra l'altro è assolutamente imprevedibile, no? È imprevedibile perché, come dire, succede che un po' come, no? L'attentato dell'ISIS è un po' come il bombardamento aereo della Seconda Guerra Mondiale. Arriva. Se riesci ad arrivare nel rifugio bene, ma non è detto che ci arrivi, no? Puoi anche non arrivarci, no? Quindi, no? E quindi finisci lì, c'è un'imprevedibilità, è qualcosa che comincia a far parte del tuo quotidiano. Non so, hanno voglia di dire, sì, ma noi, non, però, non so, quest'estate, io mi ricordo, sono passato per, tornando alla Masia, sono passato per Cannes ed era praticamente deserta, cioè vuol dire perché i luoghi che diventano in qualche modo percepiti, no, come possibili oggetti di attacco, beh, cominciano a essere disertati, quindi come dire i costi, no, non sono irrilevanti, la percezione, no, comincia per forza di cose cade, no, perché come dire è Stoccolma, ma Stoccolma potrebbe, probabilmente non, uno che sta a Lucca potrebbe anche sentirsi relativamente tranquillo, ma già Milano, Roma, Torino, vuol dire comunque non è così scontato, no? E quindi come dire, la percezione della guerra diventa qualcosa che ti ritorna. E ti ritorna e questo modifica, no, sostanzialmente una percezione di come il mondo sta andando, che è esattamente contrario a quello che le elite avevano immaginato per i nostri mondi, cioè la guerra è qualcosa, è un videogioco, la guerra riguarda gli altri, noi non moriamo, muoiono gli altri e soprattutto il risultato è scontato. No? Ecco, oggi tutto questo sembra essere è rimesso pesantemente in discussione. Boh, io non so se questo è lo scenario, meno che... È chiaro che su questo la discussione che si apre, al di là del fatto se le cose che ho detto sono sensate o meno, questa è una parte del corso, poi c'è una seconda parte che dice va bene, ma dentro uno scenario del genere come puoi agire? No, ecco, chiaro che questo è un punto interrogativo. Credo, semplicemente per dire, buttare lì due cose, che al di là, come dire, di, cioè, io credo che è fondamentale, no? Cosa che ad esempio io rimprovero a coloro che hanno una lettura della politica, della scena storica assolutamente appiattita sulla geopolitica, no? Cioè, quindi che va tenuta presente, no? Chiaramente va tenuta presente perché, come dire, la potenza degli stati, cioè, non può essere usata, però io credo che alla fine, come dire, la storia dipende dalla lotta di classe, cioè vuol dire alla fine dipende da come le masse si posizionano dentro, quindi, che le masse, cioè, quindi non si può far finta che la geopolitica non esista, per carità, ma non bisogna neanche pensare che la geopolitica sia, come dire, sia l'unico, cioè è un
aspetti, il terreno centrale è la lotta di classe, cioè da come si posizionano le masse dentro queste cose qua dipendono le sorti di quello che accadrà. Ecco, io credo che coloro che, senza fare nome, ma appiattiscono tutto, no, sulla questione bisogna appoggiare Tizio piuttosto che Caio, questo, ecco, dimenticano che comunque nella storia quello che è fondamentale è la lotta di classe, ma non perché, come dire, per un presupposto ideologico, no? Ma però se noi guardiamo come sono andate le cose, funziona esattamente così, cioè il fascismo è crollato perché la lotta di classe l'ha fatto crollare, se no non sarebbe crollato, no? Cioè, vuol dire, questo non è che uno scenario geopolitico lo poteva prevedere, no? Perché non è che qualcuno poteva, no? Gli strateghi degli stati, gli americani o gli inglesi potevano prevedere che sarebbe successo gli scioperi di Fiat del 43, eccetera, eccetera, o il movimento partigiano di quelle dimensioni, eccetera, eccetera. Così come non potevano prevedere il movimento partigiano in Jugoslavia, no? Cioè, quindi, perché centrale poi diventa lotta di classe, che deve agire e tenere presente lo scenario geopolitico, perché non lo può eludere, però neanche appiattirsi di sopra, perché se si appiattisce sopra, come dire, commette un errore, cioè di pensare che la storia funzioni, no, attraverso l'agire semplicemente degli grandi degli stati, e soprattutto pensare, cosa assolutamente non vera, che esiste, per dire, un presunto piano del capitale pensato da qualcuno, no? Mentre invece, se c'è una cosa che questo lo sappiamo, come dire, almeno dall'Ottocento in poi, no? Da quando, come dire, il più grande teorico della borghesia, cioè Hegel, dice che l'idea si riconosce sempre post festum, cioè vuol dire soltanto dopo che si è realizzato un processo storico siamo in grado di comprenderlo. Il rovesciamento della dialettica marziana è esattamente il contrario, tu poi sei in grado di anticipare la storia, no? Questo, come dire, non è che sia cambiato qualcosa da allora in poi, cioè se guardiamo le storie, no? Se guardiamo come sono andate le cose, la borghesia è precipitata dentro due guerre mondiali senza neanche accorgersene, tra l'altro pensando, tra l'altro senza immaginarsi che sarebbero durate così a lungo, senza pensare che, ad esempio, cioè Hitler quando dà via alle sue campagne pensa sempre di liquidarle al massimo in 4 mesi, no? Cioè, e poi chiuderle e poi riaprirne un altro, non pensa minimamente di trovarsi di fronte a un conflitto che dura 5 anni e di quelle nazioni. Quindi, vuol dire, pensare che la borghesia abbia tutta questa capacità, lucidità analitica, no? Nel definire i passaggi e anche quei lati più oscuri di questi passaggi, diventa, come dire, quel gioco, no? Quel gioco facile del complottismo, no? Dove allora poi, come dire, tutto può tornare, no? Perché, no? Dimenticando che però poi alla fine quello che diventa decisivo è la lotta di classe e la soggettività della classe, no? Cioè, allora. Domande, interventi? Volevo fare una domanda, cioè, soprattutto focalizzata sul discorso della Russia. Cioè, mi sembra di capire che gli americani, il capitalismo americano, per prendere possesso anche della Russia stia tentando uno schema che usa solitamente, quello delle primavere arabe, quello di infiltrare delle persone che, sovillando le masse, riescano a creare uno stato di... creando diciamo così, delle agitazioni interne allo Stato che provochino una situazione di caos come si è verificato in vari paesi in passato. Ora, non so se questo sia corretto, anche l'arresto di Navalny, come si chiama? Mi sembra che possa rientrare in questo schema, perché
Credo che abbia studiato in America e sia stato selezionato appositamente per andare in Russia a creare una situazione di caos. Ecco. Volevo appunto domandare se questo tipo di interpretazione può essere corretta. Magari raccogliamo qualche domanda, qualche intervento e poi Emilio risponde in gruppo. Quindi se ci sono altre domande, riflessioni. Sì, io volevo capire, no? Tu dicevi il discorso che l'imperialismo aveva al centro l'interesse per le masse, cioè che catturare le masse, diciamo, era un po' uno degli scopi per assoggettarle a quelli che erano i loro piani. Oggi però le cose sono cambiate e le masse quindi, diciamo, non ho ben capito che fine hanno fatto, nel senso che da un punto di vista di aggregazione per usarle, diciamo, come mezzo per la guerra, non sono più disponibili, quindi siamo andati verso un esercito di persone pagate, no? Ma il resto delle masse, cioè, in realtà a me sembra che questa nuova forma di imperialismo, che magari non è quell'imperialismo che voleva, diciamo, assoggettare aree geografiche, ma è un imperialismo che comunque vuole assoggettare la popolazione attraverso il potere economico, attraverso delle politiche diciamo di depauperamento dei diritti, del welfare, eccetera. Mi chiedo, questa popolazione quindi che non è più oggetto in senso unitario dell'imperialismo, però è comunque soggetto dell'imperialismo, cioè questa ha la possibilità attraverso la lotta di classe. Come ha la possibilità, secondo te, cioè nel senso dal tuo pensiero, chiaro che non è una soluzione definitiva, ma di controbattere l'imperialismo in questa frammentazione, nel senso c'è stata la lotta di classe che ha sconfitto il fascismo, ma oggi ci può essere una lotta di classe che sconfigge questo nuovo imperialismo, il potere economico, la frammentazione, la divisione che continuano a inserire nella classe, in fondo, nella popolazione? E questa è una cosa di cui volevo appunto sentire cosa pensavi. L'altro è una riflessione sul discorso delle religioni, no? Cioè, si diceva, cioè accennavi al fatto che le religioni sono state mezzo di oppressione, ma sono state anche, diciamo, dialogo con gli oppressi, no? Facendo promesse oppure comunque assoggettandoli alla speranza di un mondo migliore. Ecco, ma il principio di queste religioni, no? Guardiamo quelle monoteiste, io penso per esempio a cristiana, islamica e musulmana, scusate, e ebraica, no? Partono da principi sostanzialmente diversi, cioè nel senso, da una parte c'è la figura del Cristo, quindi con una testimonianza che è stata anche interpretata come una testimonianza di socialismo, se vogliamo, no? E dall'altra una popolazione che crede di essere, parlo degli ebrei, diciamo privilegiata, perché comunque sempre in attesa della venuta di un, e dall'altra invece una religione che nasce dal movimento di un profeta che ha fatto guerra, aveva degli interessi particolari. Mi chiedo, queste religioni, questi aspetti diversi di una religione monoteista che poi ha molte, cioè come possono incidere su questa rivalsa delle popolazioni, per esempio appartenenti all'Africa del Nord, alle popolazioni, diciamo, islamiche, ecco, che poi non sono solo nell'Africa del Nord, però mi chiedevo se questa diversa origine, cioè
possa farci vedere delle prospettive anche diverse. Volevo farti alcune domande perché è stato interessante. Come? Un paio. No, vabbè, volevo capire meglio rispetto a questa cosa qui della costruzione dell'imperialismo, del polo imperialista arabo, se te lo definisci come un polo imperialista arabo o come un polo imperialista islamico, perché c'è una sostanziale differenza. Mi ricollego anche al discorso che veniva fatto da chi mi ha preceduto, cioè secondo me nel mondo confondere gli arabi, che sono 350 milioni, con l'Islam è una cosa che abbiamo noi qui in Europa. In realtà nell'Islam la maggior parte degli islamici è fuori dal mondo arabo. Gli islamici sono 1,5 miliardi di persone, basta pensare alla Malesia, basta pensare al Pakistan, quindi già questa. E nel mondo arabo ci sono cristiani, ci sono laici, ci sono insomma anche altri, quindi attenzione a non sovrapporre arabi islamici, perché si corre di fare una semplificazione e una banalizzazione. Quindi volevo capire meglio questa cosa qui. Poi sempre sul concetto di imperialismo, ma l'imperialismo però ha bisogno di uno stato, ha bisogno di un qualcosa che è oltre. Ecco, io non ti chiedo, non è più forse sono elementi reazionari che si muovono in quella società piuttosto che la costruzione di un polo imperialista, perché esistono delle borghesie nazionali, però esistono anche, cioè il passaggio da borghesia nazionale a borghesia imperialista richiede dei passaggi. Lo vediamo in Europa, dove il polo imperialista europeo non è ancora ben definito, a maggior ragione nel mondo arabo. Ecco, vorrei sapere meglio questa cosa qui. E l'ultima domanda, tu hai parlato dell'espulsione, diciamo, delle masse da quello che è il paradigma della guerra, come è stata intesa, e sono sostanzialmente d'accordo. Io penso che una delle grandi cantonate della sinistra pacifista, pacifinta, colorata e istituzionale sia stata quella del battersi contro l'abolizione del servizio di leva e quant'altro. Però ecco, io mi chiedo come possono oggi gli stati imperialisti in Occidente riportare le masse dentro il loro concetto di Stato, perché le politiche classiche che hanno fatto questo nel corso del secolo scorso sono state o la socialdemocrazia, che credo non vedo oggi, o il fascismo, insomma, che anche quello non è che godano entrambi di ottima salute. Non le vedo come le ipotesi che oggi diciamo nell'Occidente le masse popolari sono più che altro usate come consumatori, come forza lavoro, però ecco, non c'è una politica che possa riportarle dentro. Ecco, non vedo né la socialdemocrazia né il fascismo come le due opzioni, perlomeno intese in senso classico, che possa usare l'imperialismo per portarle dentro un consenso di guerra. Quindi volevo capire meglio questo. Io penso che la guerra potrebbe essere più una guerra veramente tecnologica, ecco, la nuova guerra. D'altro canto, quasi tutte le guerre che ci sono state, dalla guerra franco-prussiana fino alla seconda guerra mondiale, gli apparati militari, insomma i grandi generali, avevano sempre qualcosa che poi dopo è stato stravolto, ecco, quindi non sempre erano adeguati, erano rimasti indietro. Quindi allora parlo un attimo della sua ultima cosa. Sì, in effetti, ma credo che questa sia la grande contraddizione che vive l'imperialismo occidentale, il quale mi sembra si sia sostanzialmente delineato su una teoria che è la teoria dell'elite, no? Che non è poi una teoria così nuova, cioè è qualcosa che la teoria dell'elite, se noi ripensiamo agli inizi del Novecento e a tutto il movimento anche filosofico, letterario, che inizia a prodursi in quella fase, è proprio un movimento, no, che ha con caratteri anche radicali, pensiamo a Nietzsche, eccetera, eccetera, è un movimento sostanzialmente che contrappone l'elite alla massa, no? Cioè, nel suo orizzonte non c'è il fascismo così come l'abbiamo poi conosciuto, no? Ma c'è il governo sovranazionale, no? Come dire, anticipa qualcosa che poi viviamo oggi,
c'è un governo sostanzialmente sovranazionale, quindi non razziale, eccetera, eccetera, in contrapposizione, no? Cioè, è la morale dei signori contro la morale dei servi, no? E dove signori e servi non sono connotati etnicamente, ma sono connotati, come dire, la nuova aristocrazia. No? Questa è la teorizzazione che incomincia a prendere corpo all'inizio del Novecento come movimento filosofico letterario, che non si realizza perché poi, come dire, in quel contesto la potenza nasce appunto dalla capacità di dalla guerra industriale, la capacità di mobilitazione delle masse, eccetera, eccetera, e in Germania declina in qualcosa in cui cioè in cui l'elite diventa l'elite del popolo, il popolo tedesco diventa, non dire, no, la nuova aristocrazia, no? Quindi deve in qualche modo democratizzarsi. Questo è sicuramente qualche cosa che il mondo contemporaneo, l'imperialismo occidentale, le elite occidentali hanno espunto dal loro orizzonte. Se ci pensi, non so, la Grecia da questo punto di vista è veramente paradigmatica, no? Di fronte a un movimento, no, che asseriva alcune cose, l'Europa come ha risposto? Cioè, in un altro contesto cosa avrebbe fatto? No? Avrebbe messo direttamente in campo gli scarponi chiodati di Alba Dorata, no? Cioè avrebbe, come dire, no, contrapposto a quella cosa lì un movimento di massa reazionario, la Grecia, no, sarebbe diventato un paese fascista con Alba Dorata. In realtà l'Europa non ha fatto questo, ha fatto qualcosa di molto più semplice, non li ha affamati, no? No, ma l'ha affamati attraverso una serie di procedure tecnico-finanziarie, no? Non si è appoggiata, magari la potrà usare, no? Però, come dire, non è che in qualche modo, no, ha detto bene, allora di fronte a questo pericolo vagamente sinistroso, queste cose qui, prendiamo questo movimento reazionario che ha anche alcune ramificazioni di massa, queste cose qui, e Alba Dorata, no, non l'ha fatto, cioè ha fatto tutt'altro. Quindi proprio perché nella concezione strategica, no, dell'imperialismo, le masse sono diventate qualcosa che non possono, non devono più essere protagoniste, neanche in senso reazionario, perché poi le masse reazionarie hanno un senso se ci sono le masse rivoluzionarie, no? Sono il contrappeso, cioè non possono esistere masse, cioè non possono esistere movimenti di massa reazionari se non esistono movimenti di massa rivoluzionari. Cioè, quindi il problema diventa il controllo delle masse, no? Il centrale è in che modo io coopto le masse, cioè, e come non me le faccio scappare di mano. D'altra parte, questo è qualcosa che, cioè, le nostre società fino a un certo punto sono state tutto, no, tranne che società individualiste, perché c'è stato l'individualismo di Locke, l'individualismo proprietario, che comunque ha avuto una breve stagione, no? Cioè, ed era un individualismo però non generalizzato, c'erano alcuni, cioè i proprietari, la borghesia che era individuo, fuori da questa condizione, no, di individualità che era quella della borghesia proprietaria, c'erano i non proprietari che non erano individui, quindi non c'era una società individualista, c'erano una teorizzazione dell'individuo proprietario che era, quindi poteva essere individuo a tutti gli effetti, e coloro che erano i non proprietari che non erano individui, erano nulla. Questo ha funzionato, come dire, come retorica per un lasso di tempo tutto sommato breve, ma se pensiamo al Novecento, il Novecento è stato tutto tranne che un secolo individualista, al di là delle battute da bar, ognuno per sé o per tutti, cioè al di là di queste battute, no? Però, come dire, noi abbiamo visto che volta per volta la contesa sono sempre state le masse in quanto identità collettiva, quindi le masse, cioè l'interesse della Chiesa Cattolica nel coltivare e nel cooptare le masse, il nazionalismo, tutto per sottrarle sostanzialmente alla tendenza rivoluzionaria delle masse, cioè comunque tutti, no, erano in qualche modo, giocavano una partita per, come dire, far sì che le masse fossero perimetrate all'interno di determinate ideologie e non confluissero in qualche cosa che diventava pericolosa, ma le masse diventavano centrali. Ecco, oggi siamo in una società invece che ha fatto dell'individualismo, quindi dell'atomizzazione, eccetera, eccetera, come dire, il suo vero modello. Cioè noi abbiamo assistito a una trasformazione che, anche se vogliamo, una trasformazione antropologico-culturale nei nostri mondi, no? Non semplicemente a un processo di controevoluzione come se si fossero rimessi in circolo discorsi del passato, ma la frattura è stata, cioè il modello cosiddetto ordoliberista è qualcosa che non ha a che fare con, come dire, con qualcosa che c'era prima, è qualcosa di assolutamente nuovo, no?
Quindi, giustamente, dici, ma io non vedo la società formativa, ma non vedo neanche il fascismo, cioè non vedo, come dire, dentro gli orizzonti delle élite un'idea, e questo però mi sembra anche una contraddizione, cioè una contraddizione enorme, perché chiaramente di fronte alla possibilità di un conflitto che si riperimetra all'interno di contorni maggiormente classici, cioè un conflitto dove non è possibile, no, vincere semplicemente attraverso, come dire, lo strapotere tecnologico, e quindi è possibile, come dire, si profila una guerra di posizione di un certo tipo, forse questo è un problema per l'Occidente, perché per farlo avrebbe bisogno di rimettere le masse all'interno del perimetro politico, dopodiché di fatto le spunte, no? Se noi guardiamo gli scenari, cioè i dibattiti che ci sono, cioè, come dire, no? Cioè, come dire, tutta una serie di forze, cioè, non so, la contraddizione del tutto, no? La contraddizione è se la famiglia deve essere una famiglia di un certo tipo piuttosto che una famiglia di un altro tipo, come dire, ma che dimostra come in tutto questo è una questione di diritti civili anche sacrosanti, ma che ben poco hanno a che fare con la dimensione di massa. Pensiamo anche, come dire, allo sdoganamento sostanziale, no, che ha avuto l'omosessualità nei nostri mondi. Molti la considerano un processo di civilizzazione, ma più prosaicamente forse non vuol dire che i nostri mondi non hanno più bisogno per la propria potenza, o non pensano più di avere bisogno per la propria potenza di quote di popolazione elevata. Cioè, perché per anni tutte le forme di potere in qualche modo erano ostili, no, all'omosessualità? Perché erano particolarmente bacchettone, perché erano particolarmente moraliste, o per una questione molto più prosaica, perché la relazione omosessuale è sostanzialmente sterile e quindi, come dire, non produce forza lavoro, non produce forza militare. Cioè, forse, no, è più questa la risposta, no, da dare, piuttosto che al fatto che questo improvviso processo di civilizzazione sia legato, come dire, da una rivoluzione culturale. Ci sono forse anche delle basi strutturali e materiali perché alcuni processi, no, diventano di un certo tipo piuttosto che di un altro. Però questa credo che sia la vera grossa contraddizione che vivono oggi i nostri mondi, no? Cioè questo di pensare, no, che le masse possono essere completamente espunte dalla scena politica, no? Questa è la scommessa che l'elite hanno fatto, e forse questa è la scommessa, questo è il boomerang che potrebbe sicuramente tornargli contro, perché non puoi tenere fuori, come dire, non puoi tenere fuori le masse dalla vita sociale. No? Cioè, no, quando, come dire, sì, loro hanno imposto quella che era stata quella che all'inizio sembrava una battuta un po' dadaista di Margaret Thatcher, no? Quando Margaret Thatcher ha detto la società non esiste, no? Uno dice, ma come la società non esiste? Però poi, come dire, quel modello di potere ha fatto sì che la società non esistesse, no? Cioè non perché non esisteva più la società, ma perché la società non era più rappresentabile, no? Esistono gli individui, esistono le famiglie, ma non esiste qualcosa che si chiama società, quando per società appunto si intende tutta una serie, un insieme di relazioni, di contrappesi politico-sociali che fanno sì che questo modello sociale è un modello sociale, non esiste più il modello sociale, non la società, ma non esiste più il modello sociale. Questo è possibile, questa è la grande contraddizione che, no, il capitalismo e l'imperialismo si portano appresso, ripeto, non facciamoli più furbi di quello che in realtà sono. Dico una cosa sulla questione religiosa. Quando noi, cioè, se uno ha un minimo di rapporto empirico con questi mondi che sono in qualche modo attratti da una serie di pratiche, quello che in realtà attrae la stragrande maggioranza, io nel senso credo che si possa parlare per l'Occidente, io non so bene, sono stato né in Iraq né in Siria, quindi io non so bene cosa succeda lì, quindi non lo so. Però quelli che in qualche modo osservano con simpatia queste cose qui, in realtà osservano con simpatia queste cose qui perché leggono all'interno di quella pratica
un'idea di riscatto e di acquisizione di potere, cioè non è che, come dire, non è che conoscono o si sono formati attraverso gli studi teologici, cioè gli rimane del tutto indifferente questo, cioè funziona il fatto che siccome questi fanno queste cose qua e queste cose qua si scontrano con quelli che io percepisco come mio nemico, questi qua mi vanno bene, sostanzialmente funziona così. Non so, in Francia ad esempio interi territori di cittadini francesi, perché poi come dire, la cosa che si dimentica è che ad esempio in aree come la Francia e il Belgio tutto ciò funziona non attraverso l'immigrazione, ma attraverso persone che sono cittadini francesi da due, tre, quattro generazioni, quindi come dire, dove la frattura coloniale è qualcosa che si portano appresso da anni, no? E l'attrazione avviene, cioè l'attrazione avviene lì, quindi non tanto su una disputa, cioè se la simbologia del Cristo, cioè in un altro contesto. Potrebbero essere cristiani, cioè vuol dire, no, nel senso che tutti i movimenti eretici millenaristici così, in qualche modo funzionavano perché promettevano il paradiso in terra, cioè vuol dire, no, promettevano il grande riscatto. E i seguaci andavano perché immaginavano, no, quello che loro avevano nella testa, che attraverso quella cosa lì loro ottenevano, no? Quindi ottenevano questo, quindi solitamente erano gli strati più bassi della popolazione, i contadini, eccetera, eccetera, che diventavano, no, compartecipi di questi movimenti ereticali che avevano sullo sfondo qualche, sì, un discorso anche teologico diverso rispetto a quello ufficiale, ma che catturavano l'attenzione di questi in virtù della promessa del riscatto, e del fatto dell'esercizio di un potere politico che veniva rovesciata. Sulla questione del polo imperialista, ma io credo che ci siano alcuni paesi, tipo l'Arabia sostanzialmente, no? Che sono un grosso contenitore, no? di capitali, di forze, che stanno con le petromonarchie, che stanno cercando in qualche modo di rinegoziare a livello internazionale, no? Il loro, la loro potenza, no? All'interno di questa cosa qui, e sfruttano, infatti, come dire, l'Islam è chiaro che è una questione strumentale, no? Cioè che funziona come retorica in grado, no? di parlare, no? In grado di parlare agli oppressi di mezzo mondo, perché poi la propaganda la fanno attraverso questo, perché se la facessero attraverso, come dire, altre cose, cioè se si comportassero né più né meno come gli altri poli imperialisti, beh, le masse non avrebbero questo seguito di massa che in qualche modo hanno, è che loro in qualche modo coltivano, no, questo progetto di ridefinizione dei rapporti interimperialistici, ma sfruttando le contraddizioni che questo sistema oggi pone. Quindi questo gli consente in qualche modo di fare proseliti, no, in maniera abbastanza indifferenziata dalla Nigeria al Belgio, no? In qualche modo, e di mettere in campo una strategia militare che pone pesantemente in crisi l'apparato militare occidentale. La domanda più interessante è quella, no, comunque la domanda interessante è quella sulla Russia. Io sono profondamente convinto che la strategia delle rivoluzioni arancioni non abbia ben poca possibilità di attecchire in Russia, ma non tanto o semplicemente perché il potere di Putin, di quel blocco lì, è eccessivamente forte, ma perché qua si ripropone, no, una questione di che cos'è la Russia, una domanda che l'Occidente in maniera intelligente alcuni si sono posti fin dal 700, 800, no? Osservandolo sempre come continente un po' misterioso, ma cogliendone, almeno i più intelligenti, come una particolarità, cioè rimettere la logica, cioè teniamo presente che tutto quel mondo lì, che è un mondo che sta a cavallo tra due continenti, dove, come dire, c'è tutta una tradizione culturale, anche reazionaria, di tutto lo slavofilismo, cioè, che però è profondamente non plagiabile, no, rispetto al mondo occidentale, quello che era stata la grande icona, no,
dell'antisovietismo in Occidente, Solzhenitsyn, beh, è stata una grande delusione, no, per l'Occidente nel momento in cui Solzhenitsyn arrivava, perché hanno scoperto che Solzhenitsyn era uno slavofilo, cioè vuol dire, sì, era un nemico, no, dell'Unione Sovietica, ma non c'entrava niente con l'Occidente, cioè vuol dire, non era Yeltsin, no, come dire, che era questo pupazzo, no, come dire, semi-alcolizzato, cioè vuol dire, no, come dire, Solzhenitsyn era sicuramente un avversario nel modello socialista, ma non era l'Occidente, cioè voglio dire, era qualcosa di profondamente diverso, era la vecchia Russia, era tutta la tradizione slavofila, cioè era tutto un mondo che comunque la Russia è un paese che non è che nasce da nulla, cioè voglio dire, il suo retaggio culturale, cioè Tolstoj e Dostoevskij, non è che possono essere, come dire, che sono profondamente radicate nella cultura della popolazione russa, no? Non è che possono essere facilmente, no, come dire, smossi da McDonald's o dalle Pussy Riot, no? Cioè, a mio credo che quel tentativo lì in Russia sia molto, anche perché è vero, tu hai parlato delle primavere arabe, però in quei paesi è stata, io lo vedo perché ci lavoro con gli immigrati, no? Questo è stata rimossa completamente qualunque cultura e memoria storica, quindi, come dire, l'arrivo di McDonald's in qualche modo, cioè, arriva su qualcosa che su una tabula rasa, e in Russia non è così, cioè in Russia c'è tutta una tradizione che è anche pre-rivoluzione, cioè, non dice, no? C'è Caterina, c'è Pietro il Grande, cioè, voglio dire, non è, come dire, e non è mai, come dire, non è mai stata rimossa, cioè, dalla cultura di quel popolo non è mai stata rimossa, cioè, tu pensi, no, sembra un fatto secondario, ma ti dà l'idea anche di alcune cose, quando mi sembra, non so se a Leningrado, no, a Mosca, cioè, gran parte del patrimonio artistico così viene mandato via, no? Perché i tedeschi sono alle porte di Mosca. Beh, la cura con cui la popolazione si prende cura delle opere d'arte. Sì, ma del divano di Tolstoj, no? Okay. Cioè, questo ti dà l'idea. Allora, Tolstoj cosa c'entra con il bolscevismo? Niente, no? Cosa c'entra Tolstoj con Stalin, di cui si può parlare bene, ma comunque non c'entra niente, no? Però questo patrimonio culturale, questo patrimonio nazionale, nel senso anche proprio più positivo, no? E lì è fortemente presente. Io credo che abbiano molte difficoltà, no, a fare un'operazione di tipo occidentalista che può funzionare magari, no, in Tunisia, dopo che, come dire, è stato fatto tabula rasa, no, di tutto, e quindi con una popolazione profondamente analfabeta, perché, come dire, non dimentichiamo, cioè quando c'è stata l'emergenza Tunisia, ho avuto a che fare con tantissimi ragazzi tunisini che erano frutto della prima immigrazione interna verso le città, non parlavano, non conoscevano neanche l'arabo, cioè vuol dire, no, però questo, allora, di fronte a una popolazione del genere diventa anche relativamente facile raccontare un po' qualunque cosa. Ho seri dubbi che questo sia possibile reiterarlo in una realtà come quella russa, no? Perché lì c'è una presenza di un mondo che è sempre stato, come dire, comunque in contrapposizione all'Occidente, comunque qualcosa di diverso dall'Occidente, che ha avuto anche forti contaminazioni con l'Occidente, però, come dire, no, ha sempre avuto e rivendicato un ruolo autonomo, e credo che questo non sia mai stato azzerato in quel paese. Questo senza volerne parlare bene o male, no? Cioè, ma semplicemente come dato di fatto, credo che appunto la questione Solzhenitsyn dica molto, no, su che cos'è. Cioè, tutti pensavano a Solzhenitsyn, arriva in Occidente e dice che beh, cioè, Solzhenitsyn ha guardato l'Occidente ed è rimasto schifato, no? E tutti non capivano perché, no? Cioè, tutti pensavano, si arriva qua, prendi i soldi, vai in discoteca, cioè, no? Come dire, si fa di cocaina e via dicendo. E Solzhenitsyn è arrivato qua, ha detto, qua è peggio che là. E
perché lì c'è tutta una cultura secolare che è quella di un di destra, cioè storicamente reazionaria, non si può, forse anche sbagliata a chiamarla di destra nel senso politico che noi chiamiamo, è storicamente reazionaria, no? Cioè come dire slavofila, eccetera, eccetera, che però si rivendica, no, tutto un patrimonio e che è ancora fortemente presente in quei paesi, perché la cultura della Russia è una cultura vera, è continuamente coltivata. La questione della rappresentanza, oggi si pone, però dobbiamo capire come si pone questa, cioè voglio dire, è possibile pensare, cioè nel momento in cui, no, cioè, la borghesia fa un salto, no? Cioè, pensiamo agli indici di astensione che ormai, no, le retoriche, i rituali elettorali hanno. Pensiamo negli anni 70 ci fosse stato uno scenario del genere, la borghesia sarebbe stata estremamente preoccupata. Oggi il fatto che la gente non vada a votare non ne frega niente a nessuno, no? Perché è un dato di fatto, cioè le masse non votano perché sanno che comunque tanto, non per fare quei discorsi da passaporto, però di fatto, come dire, nessuno, no? Tanto, qual è la rappresentanza politica? No? Se tu senti i discorsi delle varie rappresentanze politiche, c'è qualcuno che parla delle classi, no? Non tutti parlano dei casi loro, cioè vuol dire di questo, di quest'altro, però l'idea, no, di essere io sono qua espressione di, perché poi c'è l'espressione noi siamo gli onesti contro i disonesti, che non si capisce bene cosa vuol dire, la casta contro la non casta, i politici, però vuol dire, non c'è nessuno che concretizza, no? Dice io, noi siamo gli operai, noi siamo i precari, noi siamo i piccoli proprietari, no. Ci sono una grande bailam dove comunque alla fine non si capisce. Ecco. Quindi la borghesia non è interessata a fare questo, le masse non trovano, come dire. Ecco, quel modello chiaramente io direi che come c'è stata in fondo la crisi forse del socialismo reale, siamo alla crisi della democrazia reale, no? Cioè di tutto un archetipo che abbiamo attraversato per tutto. I vari tentativi a sinistra, no, di riproporre quel modello, no, di rappresentanza, mi sembra che siano palesemente tutti falliti uno dietro l'altro, bisogna chiedersi, sono tutti stupidi quelli che l'hanno fatto oppure semplicemente hanno attivato un meccanismo che non sta più nella storia, perché forse la seconda, io non penso che il mondo sia riempito di stupidi, no? Cioè che tutti quelli che hanno tentato alcune cose siano una massa di coglioni, non credo, credo semplicemente che abbiano fatto un errore fondamentalmente, quello di pensare, no, di riproporre una modellistica storica che non c'è più. Allora, oggi come si dà la rappresentanza alle masse all'interno? Forse questo è il modello, cioè io credo che non passi attraverso la retorica istituzionale, ma non tanto perché per una questione di estremismo o di antiparlamentarismo di principio, perché credo che i modelli della rappresentanza siano sempre oggetto di condizioni storiche determinate. La rappresentanza che c'è stata dopo il 45 è frutto, no, in questo paese di alcune cose, non era pensabile 30 anni prima, lo è stata e oggi non c'è più, oggi forse devi per forza di cose praticare un tipo di organizzazione politica e anche quindi di un certo tipo in grado di emanciparsi da quegli schemi lì. Come non è semplice, però forse è quello, cioè, che devi fare, perché se il tuo orizzonte rimane la riproposizione di quella modellistica lì, secondo me, fino adesso non sei andato da nessuna parte, credo che non andrai da nessuna parte. Se qualcuno ha qualche altra idea, abbiamo ancora tempo, vero? Sì, una decina di minuti. Giro in mezzo. Bravo. Salve a tutti e a tutti. Proverò a dire due cose frutto di ragionamenti collettivi, cercando di essere breve, così se c'è qualcun altro che vuole intervenire, poi lo potrà fare. Ma la situazione che viviamo, diciamo, ad oggi, ha nella complessità, diciamo, il suo carattere preponderante.
una complessità che noi dobbiamo, diciamo, possedere, dobbiamo dipanare, soprattutto dobbiamo poi cercare di trovare la traduzione politica, diciamo, di questa complessità, perché il terreno su cui agiamo è complesso, però noi dobbiamo cercare di trasformarlo, diciamo. Inizio dicendo, prendendo come riferimento pure quello che è stato uno degli ultimi movimenti sulla guerra, quello del 2001, diciamo che rispetto al 2001 possiamo vedere quello che è l'esaurimento della dimensione pacifista, per come si era data appunto nel 2001. Infatti anche con l'attacco dell'altro giorno degli USA, un attacco che comunque è stato significativo, che non si vedeva appunto da quello che era stato l'attacco degli Stati Uniti all'Iraq nel 2001, quindi nonostante questa significatività non c'è stata, diciamo, una mobilitazione minima, cioè, diciamo, da questo punto di vista. E quindi rispetto al 2001, diciamo, è cambiato un po' il contesto, cambiata, diciamo, sia la forma della guerra, sia, diciamo, variano le soggettività. Una guerra che non è più quella classica tra due superpotenze, ma una guerra guerreggiata in Medio Oriente, che poi ritorna sotto forma degli attacchi alle metropoli, diciamo, europee. È una guerra soprattutto diffusa in quanto, diciamo, non ha né limiti temporali né limiti, diciamo, anche territoriali. Lo stesso Bush definiva questa guerra, diciamo, una guerra infinita. Infatti anche noi stessi oggi non sappiamo se possiamo dire che gli stessi USA sono in guerra o meno in Siria, cioè non è così chiaro. Un contesto in cui anche la crisi diventa una crisi permanente, diventa uno strumento, diciamo, di controllo, di comando. E quello che varia poi sono anche e soprattutto le soggettività che si muovono, diciamo che le soggettività che si erano mosse durante il movimento pacifista del 2001 era quel ceto medio che si muoveva soprattutto su basi ideali. Situazione che è cambiata perché lo stesso ceto medio oggi invece subisce, è in crisi di mediazione, non tanto, diciamo, per le spinte della lotta al basso, ma diciamo per le politiche che subisce, per la situazione di impoverimento diffuso a cui è soggetto. Cioè, noi ce ne siamo accorti anche, diciamo, lavorando con quelli che sono stati i risparmiatori vittime del salvabanche. Diciamo che di sicuro non rappresentano la pienezza del ceto medio, ma comunque sono una parzialità buona, una parzialità che non si muove appunto più su basi ideali, ma che si muove proprio a partire dalle proprie condizioni materiali, una condizione di sempre più diffuso impoverimento. E quindi dicevo, non c'è più questo movimento su basi ideali, ma le basi ormai sono puramente materiali, materialità della guerra che noi possiamo vedere lungo due direzioni. Dal lato sappiamo che questa, muovendo la guerra verso i paesi del Medio Oriente, aumentano pure le possibilità di subire attacchi terroristici nelle nostre metropoli, attacchi terroristici che ci mettono in pericolo, anche se ovviamente poi dobbiamo un po' anche ricalibrare, risignificare cosa significa terrorismo, perché se terrorismo, diciamo, definiamo terrorismo gli attacchi che subiamo in Europa, perché non definire anche terrorismo quello, gli attacchi degli statunitensi in Siria o in Medio Oriente o ovunque sia, diciamo. Dobbiamo essere capaci anche di capire, lo diceva bene anche Emilio, da dove parte l'ISIS, cioè, diciamo, non è una questione puramente religiosa, ma è ovviamente una questione che parte da situazioni materiali. Se noi andiamo a vedere pure le soggettività, le storie di quei soggetti che hanno fatto gli attentati, vediamo che sono tutti quegli immigrati di seconda e terza generazione che, diciamo, vivono sulle proprie spalle la marginalizzazione delle periferie francesi, o che hanno anche, diciamo, ancora le cicatrici dei bombardamenti da parte degli stati occidentali sulle ex colonie. Base materiale della guerra che poi possiamo pensarla anche se vediamo la guerra come un grande affare, come è sempre stato, e anche come un modo utilizzato dal capitale per uscire dalla crisi con l'investimento bellico e con l'investimento nella difesa.
E poi diciamo che questo investimento bellico, che poi ovviamente ha una ricaduta anche su di noi, perché se aumentano gli investimenti bellici significa che poi vengono tolte risorse a noi, vengono fatti tagli alle università, viene distrutto il welfare e così via. Quindi noi dobbiamo essere capaci, soprattutto a partire da questo vertice, controvertice delle lotte, dal G7 dei ministri degli esteri a Lucca e poi anche quello che sarà il G7 di maggio a Taormina, di portare il nostro discorso, che è un discorso sì contro la guerra, ma anche contro la pace, una pace che fa comodo a chi ci governa, una pace che fa comodo a Renzi, a Gentiloni, a Hollande, alla Merkel, perché è una pace che significa soprattutto impoverimento, significa precarietà e significa soprattutto sfruttamento che viviamo quotidianamente sulle nostre spalle. Quindi dicevo, la capacità che dobbiamo avere è portare il discorso sulla guerra su termini materiali, dobbiamo avere anche la capacità di far intersecare le varie soggettività, quel ceto medio impoverito con per esempio la composizione studentesca, avendo la capacità quindi di dire che il contrario di guerra non è pace ma è conflitto sociale. Bene, allora facciamo un breve intervento, 5 minuti. No, soltanto una domanda per dopo. No, volevo sapere appunto un po' la situazione da Emilio per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, delle forze dell'Iran e dell'Arabia Saudita e della Turchia, perché come si vede appunto, come se gli Stati Uniti in un certo senso abbiano lasciato il via libera per il controllo della zona e adesso sono diciamo pronti a intervenire nel momento in cui Assad si è fatto sentire con le armi chimiche. Ecco un po' il ruolo dell'Iran che diciamo si vede l'ambiguità un po' del paese e anche il rapporto di relazione che ha con gli Stati Uniti e nella regione stessa, perché parlando appunto con il mio amico Giordano mi spiegava come appunto l'Arabia Saudita e l'Iran gestiscano proprio economicamente e anche territorialmente il territorio del Medio Oriente, gestiscono la Giordania anche insieme a Israele, poi tra l'altro insieme alla Turchia, che è un po' il legame tra Occidente e Oriente. Io non mica sentito tutto, perché in base. Ah, ok. No, riguardo alla situazione dell'Iran e i rapporti di potere che si hanno nella regione insieme all'Arabia Saudita, che riescono a controllare, diciamo, piano piano si fanno la guerra, però in un certo senso collaborano per il controllo della regione, che in un certo senso gli era stato affidato dall'America, in quanto appunto l'America voleva defilarsi su questa cosa, però in questo momento Trump ha attaccato e quindi cambiano tutte le carte in tavola. Io guardo su queste cose, però non è che ho, cioè, voglio dire, io ne conosco pochissime di queste cose. Credo che ci sia questo conflitto tra Iran e Arabia, che però da quello che si può vedere, perché io dico, non ho dati, non conosco, no? Mi sembra che però sia un conflitto abbastanza pesante, cioè in Yemen sta succedendo qualcosa di non, sì, di non secondario. Mi sembra che ci sia pure uno spostamento da un punto di vista geopolitico di un'unitarietà tra Arabia e Israele da questo punto di vista. Avrete quindi relazioni con l'America? Quelle avviate le negoziazioni. Sì, che però ad esempio adesso con l'amministrazione Trump sembra che stia di nuovo cambiando tutto. È chiaro che il problema che aveva provato ad affrontare, mi sembra, prenderla con un grano salis, perché mi sembra che avesse provato ad affrontare Obama in qualche modo modificando la politica statunitense nei confronti dell'Iran, fosse fortemente legata alla questione irachena, no? Quindi in qualche modo un ammorbidimento delle condizioni, però mi sembra che quella politica lì sia in qualche modo saltata, perché comunque l'Iran per forza di cose è molto più attratta, e questo funziona mi sembra dal patto di Shanghai in poi, in cui comunque l'Iran si è messa comunque all'interno di uno scenario con Russia, Russia, Cina, perché poi inevitabilmente mi sembra che il conflitto andrà ad
defragare lì. Poi noi oggi qua, non, io perché non ne so nulla comunque, quindi però ecco, il grande altro scenario, osservando la guerra, è comunque tutto quello che succede nell'altro emisfero, cioè che è centrale, cioè, è il Pacifico, cioè, come dire, perché come dire, noi continuiamo a pensare comunque all'Atlantico e comunque ad avere sempre, forse anche perché ci siamo qua, lo scenario europeo e quindi atlantico, ma già nella seconda guerra mondiale la contraddizione per alcuni principale non stava da questa parte ma stava sul Pacifico, e oggi si, in qualche modo si ripropone, cioè, la Corea è come dire, no, l'inizio di un fronte che è da quella parte lì, perché comunque la contraddizione, cioè alla fine, cioè se la Russia è un problema, e poi il problema definitivo sarà la Cina, che oggi è la prima potenza mondiale, ha una popolazione che non può proprio essere, e ha una potenza militare comunque non paragonabile a quella statunitense, ma non proprio irrilevante, e come dire, un'ipotesi di blocco geostrategico Russia-Cina offre, no, delle problematiche da un punto di vista della contesa militare, ma che non può essere certo liquidata con quattro battaglioni di Rambo. Quindi va bene, ringraziamo Emilio Quadrelli. È pronto il pranzo, offerta libera, e alle 2 in punto riniziamo. Ma c'è qualcuno di Firenze qua?